Amici all'ascolto, una buona giornata da Marco Cattaneo e da Andrea Pedroni. Oggi una spalla diversa dal consueto. Andrea, da anni responsabile del settore giovanile di Casal Pusterlengo, grande responsabilità tua di crescere giovani talenti come hai già fatto in passato, mentre intanto il match inizia. Contoniato, ottimo movimento sotto canestro, primi due punti. Sì, buonasera a tutti, buona partita a tutti. Cerchiamo di crescere i giovani anche se è sempre più difficile. Si affrontano per questo incontro, che vale per la parte bassa della classifica, comunque due delle formazioni più in forma del torneo. Pallacanestro Crema riduce da due splendide affermazioni esterne, la prima Bernareggio, la seconda che ha fatto ovviamente molto rumore a Padova. Tre vittorie in fila invece per Olginate, che qui va a segno con il playmaker De Bettin. Tre vittorie in fila per Olginate con la perla del secondo derby su due vinto contro Lecco. Qui sbaglia Tognato, che era stato pescato benissimo sotto canestro. Bugatti, tagliabue da Caversazio a De Bettin, ancora Bugatti, va al tiro da fuori, trova la tripla. Da Forti a Rotondo, Rotondo il pallone a Forti, Forti brucia sullo scatto del Bettin, che però rientra bene, e Gnieci prova da fuori, non va la tripla, Rotondo riesce a recuperare l'imbalzo offensivo. È Montanari adesso andare per la tripla, fallita, il rimbalzo stavolta è di Bugatti. Da Caversazio De Bettin, De Bettin fa segno a Bartoli, che lo vuole sull'angolo opposto. Forse passa in partenza di Caversazio, non firmato. Conclusione corta però da parte di Caversazio, anzi di Bartoli. Egnè vuole Forti, Forti al pallone. Pallone sotto per Egnè, Egnè trova il fallo, non il canestro. No, infrazione di passi. Crema 2, Olginate 5, passati due minuti di gioco, De Bettin trova Caversazio, ancora De Bettin sotto, pallone complicato per Tagliabue che riapre per Bartoli. Bartoli, bel pallone per Tagliabue che si libera, trova l'appoggio al tabellone, voleva anche il fallo, non è di questo avviso l'arbitro. Montanari sotto per Rotondo, Rotondo viene fermato fallosamente. Qui classe d'esperienza, Rotondo ha immediatamente intuito il mismatch e ha puntato dritto al ferro. Sì, sì, giustamente è andato a cercare una soluzione da sotto prendendo un buon fallo, utilissimo in questo momento per Crema, dato che Olginate è partita veramente fortissima in attacco. Sì, Olginate non sembra avere intenzione di fermarsi dopo i sei punti in tre gare. Poi ce lo dicevamo prima del match, interessantissimo lo scontro tra le due panchine, due degli allenatori più esperti della categoria. No, assolutamente, Garelli da una parte, Meneguzzo dall'altro, sarà una sfida nella sfida anche tattica. Caversazio contro Egnè, perde palla, la recupera Tognato. Tognato punta al ferro, pallone troppo lungo per Montanari, e sprecato la possibilità di contropiede. Quattro Crema, sette Olginate. Di Bettin, Caversazio, Bartoli, va al tiro Bartoli. Deviato il suo tiro, punta ancora il ferro Tognato, c'è il fallo, c'è il canestro. Lezioni per i più giovani,
quando si butta dritti senza aver paura dei contatti, il fallo lo fischiano a favore. Sì, diciamo che il fatto che sia andato molto deciso, questo aiuta. Poi sicuramente ha avuto anche un buon controllo del corpo, perché in queste situazioni è anche molto rischioso con una buona difesa magari perdere una palla per uno sfondamento, quindi bravissimo lui che ha portato a casa un gioco che potrebbe essere da 3 punti. Gioco che si concretizza, Crema che recupera il gap di 5 punti che Olginate aveva costruito. Adesso è entrato, anzi, pallone, no, non è perso perché l'ultimo tocco è di Rotondo che ha difeso su Tagliabue. Si è accomodato in panchina Caversazio ed è entrato Herrera. La rimessa mal considerata dalla difesa di Crema, Bugatti trova lo spazio lungo la linea di fondo per andare a canestro. Forti, Rotondo si avvicina al canestro, trova anche lì a riga di fondo, ma la pesta, anzi no, c'è il fallo di Tagliabue, poco convinto. Zero falli Crema, 3 Olginate. La rimessa per Montanari, la tripla del capitano corta, rimbalzo di Tagliabue. Vuole il blocco De Bettina, perde palla, la recupera Iniela, da Forti. Forti non può spingere la transizione, Crema deve attaccare, la difesa schierata, la tripla di Forti. Pallone risputato dal ferro. Ora De Bettina, Bartoli, De Bettina. Ancora Bartoli. C'è il fallo di Montanari. Bravo Bartoli a non far vedere la mano sul costato di Montanari e poi a subire fallo. Sì, sicuramente ci sono delle sfide interessanti, sottolineo anche quella tra Tagliabue e Rotondo, che sono due lunghi che hanno giocato in categoria superiore. Sfida che si è vista in questo momento con Tagliabue che è andato di fisico contro Rotondo e qui Toniato subisce il fallo di Bugatti. Secondo cambio per Olginate, esce Bartoli ed entra Gorreri. Il cambio anche per Tagliabue, entra Spera. Spera arrivato nel mercato di gennaio, ha portato in dote oltre 6 rimbalzi a partita, ottimo il suo impatto sul campionato di Olginate. Va al primo tiro di Toniato, giocatore ex Lecco che Meneguzzo aveva già avuto modo di allenare e ha rivoluto con sé. 2 su 2, 9 Crema, 11 Olginate. Incontro combattuto ed equilibrato come ce l'aspettavamo. Sì, da sottolineare che Olginate è già in bonus e soprattutto ha già utilizzato 8 giocatori, mentre Crema per adesso è ancora con il quintetto base. Spera, si fa largo, va a subire il fallo. Subire il fallo di Rotondo, poco convinto. Siamo a metà del primo quarto, Spera in lunetta per Olginate, mette il primo tiro.
Mette anche il secondo, sono nuovamente 4 i punti di vantaggio di Olginate. Rotondo, si libera bene sotto canestro, va a subire il fallo di Herrera. No. Infrazione di passi fischiata e si lamenta coach Garelli. Ammetto che l'attenzione era sulle mani dei giocatori, non ho visto l'infrazione di passi. Conclusione fallita da parte di Guerreri, rimbalzo catturato dalla difesa cremasca, Forti prova Rotondo, non ha funzionato il gioco di scambi in difesa per Olginate, chiaramente tra Rotondo e De Bettina non può esserci partita sul fisico. Stesso De Bettina adesso ben contratto da Forti. Va lui la conclusione, la fallisce, rimbalzo che è di Toniato, Montanari, rientra bene però Olginate, Montanari aspetta, scambio con Egnè, adesso Rotondo, si gira e trova ancora 2 punti. Rotondo sta sfruttando bene l'assenza dal parquet di Tagliabue. Esatto, stavo pensando la stessa cosa. Ha fatto 2 movimenti spalla canestro, uno di sinistro, uno di destro. In questo momento bisogna cavalcare lui. Bel movimento e bel canestro da parte di Bugatti. Olginate nuovamente avanti. Crema che dopo il canestro iniziale non ha più trovato il vantaggio, al massimo un paio di parità. Montanari vorrebbe Rotondo, ma è ben contratto. Montanari trova un canestro incredibile. In totale sbilanciamento il capitano Cremasco è riuscito a infilare il pallone nella retina. Canestro valido. E Crema che passa in vantaggio per la seconda volta nel match. Capitano storico di Olginate, Marinò in campo. Guerreri si libera per il tiro, subisce il fallo. 2 tiri liberi. Fallito il primo tentativo di Guerreri. Entra il secondo, 16 pari. 2 minuti e 40 al termine dal primo parziale. Da Forti a Egnè. Poi è entrato Brighi. Brighi lascia spazio a Forti. Egnè, 9 secondi. C'è il fallo. Non molto ben speso dalla difesa di Olginate, mancavano 6 secondi al tiro per Crema e non c'era una chiara occasione. Sì, effettivamente non c'era un chiaro vantaggio, anzi il giocatore di Crema mi sembrava in difficoltà, oltretutto è il secondo fallo di Tagliabue se non sbaglio e sono comunque in bonus. Emanuele Niei, lunetta. Thank you.
mentre il primo tiro. Segno anche il secondo. 18 Crema, 16 Olginate. Ultimi 140 secondi. Tagliabue, buona la difesa di Egné, deve tornare da Guerrieri, Guerrieri ancora Tagliabue. Sotto per Spera, Spera contro Rotondo. Bel pallone che è arrivato a Bugatti, che però non ha trovato il canestro. Buona la difesa di Crema. Forti, bella palla per Rotondo, che non trova opposizione. Massimo vantaggio Crema, 20-16. Capitano Marinò che richiama i suoi, una massima attenzione. C'è un fallo adesso. Fallo di Brighi su Guerrieri. Che premia l'ultimo entrato Bartoli. Marinò fuori per Bartoli, la tripla di Bartoli che va. Attacco ben congegnato. Sì, è importante tripla in questo momento della partita dove Crema stava prendendo un piccolissimo vantaggio. Adesso invece tornano a contatto Ginate. Adesso ancora due tiri liberi per Crema. Per Forti, secondo cambio per Crema, fuori Gnie, dentro Di Meco. Ora Marinò che trova Bugatti, Spera dà la palla a Bartoli. Bartoli, bel canestro, 5 punti di fila per Lorenzo Bartoli. Rotondo sotto per Brighi, Brighi bel pallone per Di Meco, il canestro. Molto ben giocata questa azione da Crema. 24 pallacanestro Crema, 21 Gordon Olginate, da Spera a Tagliabue. Bugatti, due punti anche per lui. Andrea, punteggio alto, 24-23 primo quarto. In questo momento effettivamente gli attacchi la stanno facendo da padrone. Adesso Olginate all'ultimo tiro, più uno per Crema, vediamo come si chiude il primo quarto. Pick and roll per Marinò, tiro da tre punti, niente, si chiude qua, 24-23 per Crema.
riprende il match, pallone che da Marino è andato a Bugatti, Bugatti vuole Bartoli, Tagliabue spera, spera finto il tiro, ridà a Bartoli, Bartoli ancora due punti per lui, attualmente il giocatore più in forma di Olginate, 7 punti consecutivi per Lorenzo Bartoli. Olginate che torna avanti 25-24, Brighi di Meco, quindi rotondo, ancora Lorenzo Brighi, conclusione da 3, quinto errore consecutivo per Crema, che non ha ancora messo una tripla in questo match, 2 su 4 per Olginate, vediamo come va questa, diventa 2 su 5, un tentativo fallito di Tagliabue, Crema prova a correre e mette la prima tripla con Forti, che casa il pubblico. Da Marino a Bartoli, Bartoli per Tagliabue, Marino, conclusione da 3 di Marino fallita, rimbalzo di Brighi, e lui a partire in palleggio, Di Meco, prova bene Tognato, Tognato, un contatto subito, pallone recuperato da Spera, conclusione da 3 immediata e lo stesso Tognato che rientra dall'attacco precedente a prendere il rimbalzo. Forti, spinta contro Marino, in angolo per Brighi, Di Meco, ancora Forti, rotondo, rotondo al mismatch contro Marino, infrazione di passi. L'esitazione sul primo tentativo di passaggio è costata cara. Sì, è stato anche bravo Marino, diciamo che nel mismatch subiva fisicamente a far vedere qualche contatto, a restare lì e alla fine palla persa per passi. 27 Crema, 25 Olginate, da Spera Marino, Tagliabue da 3 fallito, il rimbalzo di Spera però gli sfugge, lo recupera Forti. Forti a Tognato, si scansa Marino per non commettere fallo, Tognato va a canestro, bel contropiede di Crema, ancora 4 punti di vantaggio, si scalda Caversazio, è già pronto anche Gorreri, Meneguzzo che cambia qualcosa, la Bugatti a Spera, Spera, tentativo fallito, rimbalzo di Dimeco, Tognato non può sprintare a canestro, Brighi, pallone per Rotondo, Rotondo si libera di Spera e trova ancora 2 punti, massimo vantaggio Crema, più 6, 31 Crema, 25 Olginate. Marino trova Tagliabue, quindi Bartoli, Bartoli, il fallo di Di Meco. Triplo cambio. Rientrano Caversazio, De Bettin e Gorreri. Fuori Bugatti, Marino e Spera. Immediatamente al tiro Gorreri, fallito, rimbalzo di Igne. La sua volta ha dato il cambio a Rotondo. Brighi vuole la palla, Di Meco, Forti, fallo di De Bettin. De Bettin sempre molto bravo a mettere pressione ai portatori di palla avversari, stavolta un po' esagerato. Sì, sicuramente, la chiave in questo momento sono il contropiedi e il gioco in transizione di Crema, che quando riesce a correre indubbiamente fa molto meglio, e la palla dentro a Rotondo che adesso è andato a rifiatare. Dall'altra parte Olginate al momento è Bartoli che sta tenendo in piedi l'attacco.
forte sulla palla, lo scambio con Toniato, ancora forti, la sua conclusione fallita, Egné va a rimbalzo e trova due punti. De Bettin, Caversazio, palla sotto per Tagliabue, sembrava di aver visto una spinta, la palla che sarà per Crema. La rimessa su su Norcino, che ha appena dato il cambio a Forti. Adesso Brighi voleva Di Meco, buona la difesa di Guerrieri, ancora Brighi si incunea, trova il canestro e il fallo. Rotazioni che non hanno funzionato nella difesa di Olginate e Brighi naturalmente più veloce di Tagliabue. È stato bravo Brighi a allargarsi, a aprire il campo ed è andato anche su un aiuto in ritardo a prendere un fallo. Potrebbe essere l'ennesimo gioco da tre punti per Crema. Olginate che cambia Tagliabue con Spera. Fallito il tiro libero di Brighi. Palla per Guerrieri. Buono suo arresto, il fallo di Toniato che ha cercato di forzare il blocco. Crema che è arrivata al primo vantaggio in doppia cifra del match, 35 per il rosanero di casa, 25 il Ginate. Brighi si oppone fisicamente a Bartoli vuole sotto Spera che riapre per Caversazio. Trippa di Caversazio fallita, rimbalzo in solitudine di Brighi. Brighi però perde palla, la ruba Caversazio che va a schiacciare in contropiede. Gesto tecnico che serve a gasare un po' i compagni e un po' il pubblico. No, ma soprattutto Olginato aveva fatto solo due punti in 5 minuti, adesso ne ha fatti due facili e questo potrebbe cambiare la partita. Fallito il tiro di Egné, Bartoli sprinta verso canestro, la stoppata di Toniato, grande gesto tecnico ed atletico per Luca Toniato. Adesso Brighi sulla palla, sotto per Di Meco che si libera bene, velocissimo di mani e di piedi Di Meco. Crema sta leggendo benissimo i mismatch e i cambi difensivi in questo momento. Squadra che nell'ultimo mese ha imparato a stare in campo molto meglio rispetto a quanto fatto nel resto della stagione. Il fallo qui di Mattia Norcino, primo fallo per lui. C'è il cambio, rientra Marinò, esce Guerrieri. De Bettin ruba palla di Meco che ha letto benissimo il passaggio. Brighi, Norcino, la tripla di Norcino. Adesso Crema arriva a 4-40 e Meneguzzo saggiamente ferma.
si riprende. Facevamo notare durante il time out, Andrea, 16-4 il parziale del quarto. Assolutamente, la chiave in questo momento è la difesa di Crema e la possibilità di andare a canestro in contropiede in transizione. E Bettina, Murato, Caversazio, trova due punti, non perché c'è il fallo di Enie. Rimessa su De Bettina. De Bettin trova in angolo Caversazio, fallito il tiro, funziona bene il tagliafuori, bravo Di Meco che cattura il rimbalzo contro Spera. Ancora Di Meco sulla palla, fa la conclusione, la mette, tripla di Manuel Di Meco. Crema allunga ancora, più 16. Crema che è in bonus, ma Olginate non forza l'entrata, la prova adesso con De Bettin che rischia di perdere palla, la tripla tentata da Caversazio, fallito il suo tiro, rimbalzo di Bartoli che è sfuggito a Norcino. Bartoli, tiro piazzato, due punti facili. Meco ruba palla però De Bettina, poco contento eufemisticamente parlando coach Garelli. La tripla tentata da Bartoli fallita, rimbalzo lungo di Toniato. E niente, fa vedere Brighi che riceve, Norcino. Blocco di Di Meco, Caversazio contro Norcino, Norcino forza l'entrata, trova il fallo. Fallo che dovrebbe essere di Bartoli. No, è di Caversazio. Si prepara a rientrare Tagliabue. Quintetto potente per Meneguzzo con Tagliabue e Spera in campo assieme. Sì, sta provando a cambiare qualcosa coach Meneguzzo, anche in difesa sta mischiando un attimo, fanno una partenza a zona, una matchup, poi seguono comunque i tagli e stanno cercando un po' di confondere Crema che in questo momento in attacco, lasciata libera di correre, è molto pericolosa. Primo dei due tiri liberi per mettere Norcino a segno. Due su due. Marinò e De Bettina in campo assieme. Adesso Spera sulla palla, De Bettina. C'è il fallo di Di Meco. Crema in bonus, De Bettini in lunetta. Fallito il primo tiro libero. Fallito il secondo, ma il rimbalzo arriva ancora De Bettina. Bartoli, serve ancora lo stesso numero 31 che sprinta verso il canestro, trova due punti. Zero su due, ma l'azione si conclude ugualmente con due punti per Olginate che è rifiata sotto di 14. Brighi va alla tripla, fallita. Marinò, De Bettin, ancora Marinò, la tripla del capitano, ospite fallita.
Porcino condurre l'azione per Crema, lo scambio con Brighi. Egnè sotto per Dimeco, non ha un buon controllo Dimeco, fallito il suo appoggio, il tocco di Egnè contro Marinò, fallo di Egnè. Sì, diciamo che la matchup di coach Meneguzzo sta creando un po' di apprensione in Crema, qualche lettura sbagliata dei falli buttati via in bonus, e Olginate prova a rifarsi sotto in questo fine quarto. Mentre c'è time out. Prende con Matteo Marinò in lunetta, segno il primo tiro libero. Torna in campo anche Rotondo per questi ultimi 35 secondi del primo tempo. Norcino, la tripla fallita, rimbalzo di De Bettin. De Bettina, ancora due punti per lui. Olginate che sta recuperando in questi ultimi secondi del primo tempo. Porti, Rotondo, Brighi. Brighi vuole ancora Rotondo. Rotondo si fa largo contro Bartoli, questa volta ottiene il fallo. E sta anche colpito Paolo Rotondo. E nuovamente time out. Rimessa per Crema,
Rotondo, bel pallone per Regnier. Abbiamo visto cosa serviva il time out. No, assolutamente, ottimo time out di Garelli per portare via due punti e chiudere sul più 12 all'intervallo.
Si riprende, pallacanestro Crema 47, Gordon Olginate 35, grande secondo quarto dei ragazzi di Garelli che hanno concesso solo 12 punti in difesa agli avversari. Bartoli, quindi Bugatti, poco spazio per lui nel secondo quarto, Bugatti rovescia per Spera, bel pallone sotto per De Bettina, canestro e fallo di Rotondo. Schema inconsueto, il pallonetto a servire il play sotto canestro, però efficace. Efficace, che porta un gioco da possibile da tre punti e il modo migliore per iniziare per Olginate questo terzo quarto. Notavamo, mentre qui il rimbalzo strappato da Igné, Crema che prova a correre in contropiede, forti da ancora Igné, forti contro De Bettina, bella palla per Rotondo, tiro piazzato fallito, rimbalzo di Bugatti, De Bettina prova a prendere la riga di fondo, taglia bue, il pallone adesso è arrivato a Bartoli contro Montanari. Ancora De Bettina, ultimi 7 secondi, gran palla rubata da Forti. Toniato, si incune a canestro, rimbalzo che è di Rotondo. Rotondo contro Tagliabue, Toniato ancora Rotondo. Rotondo trova 2 punti. Notavamo Andrea il 55% al tiro di Crema col 76% da 2 punti. No, assolutamente, è dovuto a molti contropiedi con appoggi al ferro e tante soluzioni di Rotondo uno contro uno spalla canestro. Vispera travolge Rotondo, arriva il fallo. Contro De Bettin, Rotondo, Rotondo vuole Toniato, serve però ancora Forti. Egné si fa vedere, passi di Egné. Qualche scintilla tra Egné e Spera, finisce lì. Arbitro che richiama i due giocatori. De Bettina contro Forti. Bugatti trova bene per un tiro senza opposizione Bartoli. E c'è fallo tecnico contro Egné. Egné si è lamentato del fatto che l'arbitro gli avesse fischiato. Avesse considerato fuori il piede quando ha recuperato palla. Lamentela neanche tanto plateale di Igné, fallo tecnico. Bartoli fallisce il tiro libero. La rimessa adesso per Olginate, fuori per Spera. Bugatti vuole Bartoli. Bartoli fuori a Bugatti, Bugatti si incunea e trova i 2 punti. Una bolgia adesso il paracremonesi, Toniato
subisce un contatto, trova comunque il canestro. Spera, tiro piazzato e due punti per lui. Olginate non ha esterni particolarmente fisicati e Toniato, che è molto potente fisicamente, ne sta approfittando. Sì, poi ripeto, sembra come il primo quarto in cui gli attacchi la fanno da padrone. Adesso sta ancora imbrigliando Olginate con questa finta zona, con questa matchup Crema, però Crema subisce un buon fallo e quindi può respirare. Rotondo, palla per Toniato, blocco di Rotondo, Toniato trova Forti, pallone per Rotondo, bella palla per Regnier che appoggia facilmente, sempre bravo Rotondo ad attirare su di sé il radar della difesa ospite. No, molto bravo adesso che raddoppiano su di lui e che comunque riescono a limitarlo, a raddoppiarlo, a passare la palla, a fare un assist per il suo compagno. Adesso non ho capito se hanno fischiato un fallo in attacco. Sì, fallo in attacco, ennesima palla recuperata per Crema. Fallo chiaro, c'era proprio la mano di Bartoli sul petto del difensore cremasco. Crema che cerca di allungare, più 12 palle in mano. Bello sprint di Montanari che non trova il canestro, non va neanche l'appoggio di Regnier. Peccato, Montanari aveva visto bene lo spazio nella difesa. Spera contro Rotondo, il fallo di Rotondo. Riposo per Rotondo dentro Di Meco. Terzo fallo per Paolo Rotondo. Un possibile fattore nel finale del match. Manca una vita, ancora 16 minuti da giocare. 53 Crema, 41 Olginate. Tripla fallita da De Bettin. Di Meco sporca il rimbalzo per Montanari. Forti, Enier. Corre bene però Olginate in difesa. Regnier sotto per Di Meco. Di Meco contro Spera, il fallo di Spera. Ed è quarto fallo per Gaetano Spera che lascia il posto a Caversazio. La rimessa su Forti. Forti, bella palla per Di Meco, appoggio facile. Crema sfrutta bene l'abitudine di Olginate al raddoppio sistematico sul giocatore che entra. Sì, sta punendo molto bene gli aiuti difensivi, trovando quasi sempre il miglior passaggio e il miglior tiro. Azione un po' confusa di Olginate, ma Marino deve andare alla conclusione, fallita, rimbalzo di Toniato. Ottima difesa di Crema, Forti che sprinta, pallone toccato, no, ma no, il pallone è stato toccato da Caversazio. E c'è time out.
rimessa è stata segnata a Olginate. De Bettin, quindi Bugatti, Marinò, Di Meco fa opposizione, pallone in angolo per De Bettin, buon tiro per Caversazio che lo fallisce, rimbalzo strappato da Bugatti, ancora Caversazio, Tognato difende bene ed è Bugatti che va al tiro ma subisce fallo, fallo di Tognato. Su due per Bugatti dalla lunetta, 55 Crema, 43 Olginate, Montanari sulla palla, veloce di Dimeco, Montanari, bello scarico per Dimeco, fallito l'appoggio, Egnier recupera, Tognato legge bene la situazione, Forti sulla palla, 7 secondi per Crema per trovare il tiro, ancora Dimeco deve tirare, Di Meco non trova il tiro, arrivano i 24 secondi, anzi erano 14. Comunque sia, il risultato lo stesso, palla persa per Crema. Anche Olginate sta stringendo le maglie dalla difesa. Sta provando ad allungare la difesa, fintare qualche raddoppio, mangiare dei secondi e per adesso l'ultima azione ha portato dei buoni frutti. Tripla infilata da De Bettin e Olginate che si riporta allo svantaggio in cifra singola. Da Forti a Tognato, Tognato punta Bugatti, c'è uno scontro tra i due. Palla che sarà per Crema. Partita che sta diventando fisica. Intervento per asciugare il parquet. Non va il suo appoggio, bel rimbalzo di Egnier, non va neanche Egnier, c'è fallo tecnico a Montanari, chiede spiegazioni il coach Garelli. Fallito tiro libero da Marinò. Crema che per la seconda volta non paga dazio in termini di punti. Olginate che sta provando a riaprire il match. È portato da meno 14 a meno 9. Marinò sulla palla. Pallone arpionato da Forti che però non riesce a trattenerlo in campo, ottimo intervento difensivo e a Olginate restano solo 6 secondi per chiudere l'azione. Il pallone sotto per Tagliabue, azione che fa scatenare la rabbia di coach Garelli, non ci sta a prendere un canestro così facile. Pallone per Tognato, forse toccato,
È una tonnara il pitturato di Olginate. Il fallo di Forti. C'è time out. Ventini e Lunetta, entra il primo tiro libero, due su due, sono solamente 5 i punti di vantaggio di Crema adesso. Continuate che ha reagito bene al gran secondo quarto dei cremaschi. Blocco di Dimeco, Montanari perde palla, butta il rimbalzo, fallo di Igne, scusate, il passaggio, fallo di Igne. Brutta azione offensiva di Crema. Quarto fallo di Igne. Ne ha tre rotondo, ma deve comunque entrare in campo. Usciranno Igne e Montanari, dentro Norcino e Rotondo. Alta lezione per i più giovani: se non sei Michael Jordan, il passaggio in salto non si fa. Sì, sicuramente è vero quello che dici, soprattutto è vero che Olginate ha infilato un parziale aperto di 10-0. Vediamo adesso col secondo tiro libero se diventa di 11. Resta 10. Crema che adesso però deve ritrovare la via del canestro. Solo 8 punti segnati dai cremaschi nel terzo quarto. Dimeco contro Tagliabue. Dimeco subisce un contatto evidente, non fischia l'arbitro a un metro. Non amiamo la polemica arbitrale, ma in questo caso mi sembrava molto chiaro, non va la tripla di De Bettin. Forti subisce il fallo di Marinò. Quadra in bonus, ci saranno due tiri liberi per Francesco Forti. Su due dalla Lunetta. Crema che respira, no, più 6. Bugatti, palla per Tagliabue, De Bettin, Tagliabue prova lui la tripla, la mette. Un
minuto e 30, 57 Crema, 54 Alginate. Norcino, Rotondo, ancora Norcino, triple di Norcino che replica Tagliabue, ossigeno puro per Crema. De Bettin voleva Bugatti, lo copre bene in difesa Toniato, Caversazio, Bugatti contro Rotondo, trova un po' di spazio, Rotondo cattura il rimbalzo, parte lui palleggio, per me palleggio, appoggia bene per Forti, palla in angolo per Dimeco, Norcino vuole il blocco di Dimeco, bella palla per lo stesso Dimeco, non trova il canestro contro Tagliabue. Uscirà anche Dimeco, rientrerà Enie che però è aggravato di 4 falli, De Bettin parte in slalom, trova 2 punti. Ultimi 10 secondi del terzo quarto, Crema vuole l'ultimo tiro, se ne incarica Forti, va a canestro, Marinotte intera la preghiera e quasi gli riesce. Finisce 62-56. Forti sulla palla, fa sentire in pressione di Bettin, Egnie ancora Forti, pallone per Rotondo, riesce a scaricare Egnie, la tripla che non va, c'è il fallo su Toniato, il fallo di Bugatti, Toniato aveva preso bene posizione.
fallo tecnico fischiato a Tagliabue. Tagliabue si è probabilmente lamentato per il contatto con Rotondo. Credo abbia dato tecnico per simulazione, più plausibile che per proteste. Rotondo in lunetta, palla che sarà ancora per Crema. Signor Rotondo. Palla che resta ulginata, Crema che ha comunque potuto portarsi a più 9, lavora bene sotto canestro Caversazio e Nie non può permettersi di commettere fallo, ne ha già 4 a referto. Norcino e Nie, nuovamente la tripa di Nie, nuovo errore, rimbalzo di Bugatti, Marinò, De Bettin, Tagliabue, Caversazio. Caversazio fallisce l'appoggio, voleva il fallo, era ben fermo coi piedi Rotondo al momento del contatto. Norcino si libera, il tiro che non va, rimbalzo toccato da Bugatti, catturato da Marinò. Tripa tentata da Tagliabue, ne aveva già messe 2 e non è riuscito a mettere la terza. Palla che sarà per Crema. I giocatori di Crema vogliono sistemare il parquet, asciugarlo prima di riprendere. Forti contro Bugatti, pallone che arriva Rotondo, palla sotto, appoggio fallito da Tognato, palla che è per Olginate. Azione ben congegnata da Crema, non sono arrivati 2 punti. De Bettin, palla per Tagliabue. Rotondo riesce a fermarlo in difesa, il fallo di Forti che è ricaduto dopo la finta di De Bettin. Tripla di De Bettin. Anzi no, 2 punti solo, 65 Crema, 60 Olginate. Match che si mantiene vivissimo, Tognato, Egnè, Forti. 10 secondi per tirare, bella palla per Rotondo. Rotondo viene stoppato, a Bugatti ha il piede sulla riga di fondo. Palla che sarà ancora per Crema. Si lamenta il pubblico di Olginate. Ha sieppato proprio in corrispondenza della riga. Palla che arriva e Nie non esce, non entra il suo tiro. Caversazio, De Bettin, Bugatti, Caversazio, ancora Bugatti. Azione di passi di Bugatti. Con le nuove regole avrebbe dovuto essere valido un movimento del genere. Sì, diciamo che è un momento di confusione in generale per entrambe le squadre e anche un po' per gli arbitri. Adesso la partita è molto tirata, vediamo chi riuscirà a essere più lucido. Difesa di Olginate che ha alzato i ritmi del motore, adesso
Rotondo non trova il passaggio per Regnier, ruba palla Marinò, De Bettin, l'appoggio facile al canestro. Oginate si riporta meno 3. Rotondo deve avvicinarsi al canestro da solo, si gira, corto il suo tiro. Marinò, passaggio schiacciato che arriva a tagliabue, palla adesso per Bugatti, Caversazio si gira, si libera, la tripla di tagliabue fallita, rimbalzo di Enie. Adesso Forti, momento decisivo della partita, bella palla per Rotondo trova il fallo di tagliabue. Quarto fallo per Marco Tagliabue. Segno Rotondo. Secondo, più 5 adesso, palla per De Bettin. Palla che arriva a Caversazio, il pallone recuperato da Rotondo, chiedeva un fallo a Caversazio. Bella palla sotto per Tognato, fuori per Enier, la tripla di Enier fallita, balzo recuperato da De Bettin. De Bettin a Caversazio, ancora Caversazio, va alla tripla, la mette. Sono solo due i punti di distacco adesso tra le due formazioni, Crema 67, Oginate 65, ultimi 5 minuti di gioco. Rotondo contro Tagliabue, palla per Tognato, la tripa di Tognato fallita, il rimbalzo catturato alla fine da De Bettin, molto reattivo. Tagliabue, Marinò, De Bettin, fallita la conclusione di Caversazio, rimbalzo di Forti, Norcino fallito il suo tiro. De Bettin, pallone che doveva raggiungere Tagliabue, intuisce bene la difesa cremasca. Norcino fa segno che è ora di scalare i ritmi. Crema che deve trovare punti con questo attacco. Tognato dall'angolo, mette la tripla e c'è time out.
prende 70 crema, 65 il Ginate. C'è il fallo di Toniato. Dal fondo per il Ginate, 3 minuti e 30 al termine. De Bettin, Pera, quindi Bugatti, Marino sotto per Caversazio, fuori per De Bettin, la tripa di De Bettin che va, si torna a meno 2 col Ginate. Forti, non trova lo spazio verso il canestro, un appoggio che non va, riprende il tiro, stoppato Egnè, stoppato anche Egnè, esce De Bettin con la palla, il fallo di Norcino. Fallo antisportivo, intenzionale di Norcino, che dice non ci ho messo le mani. Brutta tegola per Crema. Settanta Crema, 68 il Ginate, De Bettini e Lunetta. Fallito il primo tiro libero. Fallito anche il secondo. Palla che sarà ancora per Olginate. Bugatti alla rimessa, palla che arriva a De Bettin, cade De Bettin ma riesce a dar palla a Bugatti, Spera contro Egnè, infrazione di passi di Spera. Riprende dopo questo momento di sosta, 2 minuti e 46 al termine, Crema 70, Olginate 68. Partita che ci aspettavamo combattuta e non ha tradito le attese. Rotondo contro Spera. Rotondo alla fine si gira, il pallone che lo beffa. Adesso il Ginate alla palla del pareggio del sorpasso, Caversazio, punta Rotondo, si libera bene, trova due punti.
Avrebbe voluto l'infrazione di passi con Cigarelli. Hai visto passi? Non lo so, è stata un'azione un po' convulsa. Adesso la partita è molto tirata, decideranno gli episodi sicuramente. 70 pari, il fallo commesso da Marinò. Squadre che non sono in bonus, ci sarà rimessa per Crema. Messa battuta su Rotondo, Spera la tocca in palo di fondo. Messa su Norcino, Rotondo, ancora Norcino, pallone sporcato dalla difesa di Olginate. Bugatti contro Tognato, De Bettin va al tiro, lo trova Olginate, dopo il primo quarto torna il vantaggio, 70 Crema, 72 Olginate. Crema che deve trovare il canestro, il fallo su Rotondo, fallo di Spera. Si alza Tagliabue perché per Spera il quinto fallo. Paolo Rotondo in lunetta, importantissimo viaggio sulla linea della carità. Assegno il primo tiro. Fallito il secondo, Crema resta sotto. Marinò, De Bettin. Tagliabue, De Bettin. Pallone fuori per Tagliabue, lo prende Cavertazio. Deve tirare, 24 secondi. Non è canestro. Ottima difesa di Crema. Ci voleva per Crema una difesa così. Sì, ottima difesa, ci serviva in questo momento a Crema. Vediamo adesso l'azione offensiva. Ultimi 40 secondi di gioco. Norcino, la stoppata, il pallone che esce ed è per Olginate. Marinò sulla palla. 30 secondi al termine. De Bettin. Palla che arriva a Caversazio, sotto per Tagliabue. Pallone a canestro di Tagliabue, c'è time out.
Si riprende, 15 secondi al termine, Crema 71, Ginate 74. Vediamo come si giocherà questa palla decisiva. Palla fuori, Forti, Egnier, la tripla di Egnier fallita, palla che per Olginate, e qui il match termina. C'è ancora time out. Rimessa per Olginate, 6 secondi al termine, fallo di Rotondo immediato. Ancora un po' di polemica tra Rotondo e due arbitri. Sarà nuova rimessa per Olginate. Palla per Tagliabue, De Bettin, finisce qui. Con Olginate che sbanca il palla cremonese, Crema che non riesce a dar seguito alle due vittorie esterne. Commento finale, Andrea. Alla fine purtroppo perché sono legato a Crema, però alla fine ha meritato il Ginate. Crema ha fatto una partita di sostanza, non è riuscito a chiuderla e alla fine gli episodi hanno girato a favore di Olginate. Peccato per Crema e complimenti al Ginate, che sono due punti importanti per la rincorsa playoff che stanno facendo. D'altronde 47 punti primo tempo, 24 il secondo. La differenza è sicuramente in attacco, non è più riuscita a correre Crema aveva fatto parecchi punti sui tiri liberi in transizione, sul contropiede e riuscendo ad andare vicino al canestro con Rotondo, non sono riusciti. Olginate ha un po' mischiato le carte con la difesa matchup, non li ha fatti correre. Merito Olginate per questa vittoria. Grazie Andrea e anch'io vi saluto, grazie di averci seguito, buonasera.